Ci sono dei paesi di cui non si può mai dire che si è finito di conoscerne l'anima. Uno di questi è Urbino. Anzi, si sarebbe tentati di sostenere il primato e l'unicità della sua posizione. E questo per diverse ragioni. Innanzitutto per la natura così imprevedibile nei suggerimenti e nelle invenzioni, e poi per la sua storia. Meglio per la vicenda umana che qui si è espressa una volta per tutte, rimanendo inattaccabile. Ci vogliono anni di consuetudine, di convivenza, per arrivare a cogliere qualche riflesso di questa sua luce antica, e nello stesso tempo bastano a volte delle illuminazioni inattese, improvvise, per strappare i veli del suo discorso ininterrotto. Tutti hanno cercato di svelare il mistero e a volte con successo. Penso al Pascoli, a Cardarelli, penso soprattutto a Volponi, che da quando ha cominciato a scrivere non ha smesso di inseguirne i fantasmi maggiori e minori. Eppure resta sempre un piccolo spazio per i più sprovveduti. Un po' come dire che parla a tutti, a chi è preparato, a chi vi è stato disposto dalla nascita e al semplice passante in grado di sentire dentro il cuore la sottile vibrazione della sua parola. Naturalmente rientrano nel numero dei vulnerati anche quelli che vengono in Urbino per ripercorrere la strada prima dell'arte, ma qui si tratta di un altro gioco che investe il mondo astratto dell'invenzione. Neppure questo, però, è del tutto diverso e distaccato, perché quando lo storico dell'arte ha esaurito la gamma dei suoi problemi, ecco che si ritrova improvvisamente di fronte a un altro tipo di richiesta, nel senso che la perfetta fusione fra paesaggio e invenzione dell'uomo costituisce un mondo a sé e quasi sempre vince la poesia inalterabile di quel mondo. A volte, percorrendo le piccole strade di Urbino, si ha la sensazione non già che il tempo si sia fermato, ma sia tuttora attivo, ancora suscettibile di altre convergenze e di altre convenzioni. L'uomo si è inserito molto bene in quell'aria privilegiata, dentro il riposato groviglio di quelle colline dolci e inimitabili, e non si è imposto, non ha esagerato, non ha prevaricato. In altri luoghi non si avverte il peso e il senso di questo equilibrio, e però si è portati a separare e alla fine ci si trova a dover scegliere. In Urbino gli uomini, anche quelli che vi si sono fermati, quelli che hanno costruito e corretto, non hanno pagato nessun tributo alla superbia. Perfino il Palazzo Ducale è l'espressione di una vocazione perfettamente saldata e soddisfatta, restando al proprio posto, anzi, estraendo dall'incontro qualcosa che non apparteneva più in maniera esclusiva alla sua storia. È accaduto così che i tempi di decadenza, le stagioni d'ombra, non hanno avuto alcuna efficacia, essendo diventati a loro volta conservatori e protettori di quella soluzione miracolosa. D'Annunzio, quando l'ha inclusa nel catalogo delle città morte, ha commesso, senza volerlo, un piccolo abuso. Per un verso, la sua era una scelta motivata dalle condizioni del suo tempo, era soggetta al mito del progresso e della rotazione delle civiltà, ma non ha capito che proprio per la qualità e l'intensità della fusione fra paesaggio e arte, Urbino aveva trovato il modo di salvarsi. In che modo è avvenuta quest'opera di salvezza? Intanto
diciamo che non sono stati gli uomini, al contrario è stata la storia che di per sé avrebbe dovuto partecipare all'opera di distruzione e di riduzione. Mi spiego, la storia ha avuto una funzione attiva, uscendo dalle mura di Urbino e accettando una sfida capitale, lasciare da parte ogni intervento e rimettere tutto nelle mani della poesia. Spetta un sentimento che non è mai di soddisfazione, di appagamento, bensì di presenza, di costanza, di coscienza delle forme, che poi è il regime che fatalmente applichiamo tutte le volte che si fa ritorno in Urbino. Voi avete una scelta molto ricca. Potete salire dal mare, scendere dalla foresta delle Cesane, arrivarci da Urbania, dalla strada di Roma. Il risultato non muta. Mutano i dati del problema, ma quando arrivate al punto di fare un bilancio, ecco che vi trovate a fare i conti, sempre e soltanto con la luce che investe e solleva la città. E anche qui vale il principio del rapporto fra uomo e paesaggio, nel senso che pur essendo tutte strade illustri, segnate da avvenimenti storici, hanno da tempo perso i loro nomi, sono diventati veri e propri sentieri di poesia. A conferma di questa impossibilità di mutare il suo volto, c'è un episodio della sua storia che tante volte mi ricordava Fabio Cusin, e cioè quando i soldati di Napoleone arrivarono in vista di Urbino, si fermarono e non andarono oltre. La storia, con i suoi rumori, con il suo bottino di morte, davanti a Urbino aveva gettato il guanto, preferendo lasciare a un diverso codice la spiegazione. Allora possiamo dire che Urbino resta inviolabile o offerta soltanto alle ragioni della poesia, che non appartengono né alla memoria degli uomini né alla violenza delle cose. Chi se ne va, chi parte, si porta dentro per sempre questo esempio unico di equilibrio spirituale. Potrà non avere le parole giuste, potrà addirittura non confessarlo neppure a se stesso, non conta. Chi ha visto Urbino è stato folgorato e improvvisamente dovrà riconoscere che, pur non essendosene accorto, ha sentito quella fiamma, quel fuoco, insomma, quel dono. Perché di dono si tratta, e di un dono che il tempo non potrà più nascondere o corrompere. Evidentemente il processo non si arresta qui. Il segreto, l'anima di Urbino, seppure è dotata di questa capacità di fulminazione, è lenta da conquistare. Spesso, come è accaduto a persone che conosco bene, ci sono voluti molti anni per cominciare a decifrare i minimi segni del suo discorso. Ma anche per questi conquistatori in difficoltà e gravati da altri pesi della memoria, c'è uno spazio lasciato alla folgorazione. Sono incontri non calcolati né prestabiliti, ma vi basterà trovarvi sul declinare della sera, di fianco al Palazzo Ducale, scendendo dall'università, per sentirvi avvolti e soggiogati da un'aria intatta, ferma, quale solo la grande poesia è in grado di comunicarvi. Ma qui è qualcosa di più di una grazia della natura. È il miracolo di muoversi in un mondo di grandi e incalcolabili assoluzioni. Chi attraversa questi momenti privilegiati ha la sensazione di essere salvo, di non essere più raggiungibile dal male, dalla pena, dal tormento. Un po' come se vivesse nello stupore, un tempo del giudizio universale. Chi opera tale miracolo è la luce che si fonde nelle pietre e nello stesso tempo esalta la bellezza dei monumenti e alla fine domina il nostro animo e lo placa. Voi mi direte che senza uscire dalle Marche
non mancano altre occasioni per assistere a fenomeni dello stesso genere. Ed è vero, ma se abbiamo il tempo di approfondire il discorso, anche voi finirete per ammettere che Urbino ha qualcosa in più delle altre città marchigiane. Solo qualcosa in più, ma così inconfondibile, che rende vano il gioco stesso dei confronti. Ne vale dire che è un simbolo, perché i simboli hanno saltato la vita, sono dei riferimenti, mentre Urbino è viva, sia pure di un'altra vita che solo raramente viene quotata nelle nostre borse quotidiane. Di qui la difficoltà, anzi l'impossibilità di trovare gli strumenti adatti per la sua definizione. Questo le consente di sopravvivere con poco o niente, le permette di vivere dimenticata o dentro il meccanismo dell'ingiustizia, forte e cosciente com'è del suo essere. Ecco che ci è caduta nel discorso e senza sforzo la parola buona. Urbino è, proprio come Montale lo diceva della poesia, la poesia è, Urbino è. E il suo modo di essere in fondo non è legato neppure alla storia, all'economia e paradossalmente alla cultura, di cui pure è un solido bastione. Vogliamo dire che alla fine tutto si spiega e si prosterna ai suoi piedi e gli uomini dentro le sue mura, più che attori, sono ospiti della bellezza. Questo potrebbe aiutarci a capire perché la sua gente sia disposta all'intelligenza naturale e senza saperlo tutte le volte che intende esprimersi nel senso giusto, si appella a quel respiro d'anima che non ha altri esempi. Cosa che giustifica addirittura il forte spirito di campanile che accende molti dei suoi figli e annulla la sfiducia e lo scetticismo di chi assiste a quelle dichiarazioni d'amore. Ad aver torto siamo noi i dubbiosi e gli scettici, ad avere ragione sono i fedeli, quelli che hanno fatto della loro città il mondo. Mondo, città, in questo caso sono parole insufficienti e fuorvianti, ripensando a quella formula enunciata sopra. Urbino è, dobbiamo riconoscere, che ogni tentativo di accerchiamento e di conquista è vano. L'unica cosa che ci è dato di fare è avere coscienza di quegli attimi di miracolo che si vivono in Urbino. La cosa vera è rendere un minimo atto di coscienza a ciò che è avvenuto su quelle colline e continua ad accadere, ma al di là delle nostre ambizioni e delle nostre speculazioni. Ecco perché quella è la somma prima e ultima della nostra passione.